facciamo il pane integrale fatto in casa. Allora, gli ingredienti che ci occorrono sono farina integrale, qualsiasi marca, io in questo caso sto usando quella della Conad, ma va bene qualsiasi di marca, mezzo chilo in una ciotola, 350 g di acqua tiepida, non bollente e non ghiacciata, tiepida, mezzo cucchiaio abbondante di sale, io vi consiglio abbondante, anche un altro pizzichino, va bene. Io vi consiglio di usare questo sale rosa dell'Himalaya, che è meno dannoso, tra virgolette, del sale bianco, ma va bene anche il sale bianco. È una bustina di lievito secco disidratato, questo è ottimo, l'ho preso al Natura City, il baule volante, vedete, lievito per pane e pizza. Importante non usare quello a panetto, quello che si conserva in frigo, meglio usare quello disidratato, anche di qualsiasi altra marca. Mi raccomando il lievito per preparazioni salate e non quello per i dolci, tipo quello Bertolini o altre marche, per ingredienti salati. E aggiungere l'acqua al bicchiere, mescolare in modo che scioglie bene, aggiungere il lievito, potete andare sul sicuro perché gli ingredienti sono pesati, mettere l'altra acqua, quindi è sicuro che l'acqua la prenderà tutta, aggiungere il resto. Potete benissimo concludere qui e impastare. Io, per renderlo ancora più saporito e spizioso, aggiungo dei semi. Se non li avete, oppure se avete altri semi, potete fare delle variazioni come volete. Questa variante ve la consiglio perché viene il croccantino più buono, ma se non li avete potete procedere tranquillamente così e farli lievitare. Allora, io aggiungo quello che ho in casa. In questo caso ho semi di zucca, di qualsiasi marca, io questi vanno bene qualsiasi, una manciata di semi di zucca, non c'è un peso, a seconda dei vostri gusti, a me piace bello pieno. Semi di zucca, semi di girasole, una manciata a occhio. Poi questo è un mix di semi, questi qua, tanto per farvi sapere, li ho acquistati sempre al Natura sì, ma li vendono un po' comunque alla Conad, alla Coop. Sono anche ottimi nell'insalata perché, a parte che fanno benissimo, mi danno quel croccantino alle ricette. Questo è un mix di semi che contiene semi di grano saraceno, semi di sesamo, semi di zucca, io ne mettiamo anche un poco, non fanno mai male. E poi super alimento, i semi di chia, benissimo, sono antiossidanti, sono proprio degli alimenti, è un alimento che fa benissimo. Io questi ho ordinati su internet nel sito Bulk Powders, ma si trovano sempre alla Coop. Comunque costicchiano un po', ma fanno bene e poi comunque durano. Io ne metto anche una manciata. Ok, molte volte metto anche le noci che fanno bene, oggi non li ho in casa e lievito, non li metto, li potete anche mettere perché fanno bene. Allora, dopo di ciò, per chi ha la fortuna di avere l'impastatrice, lo impasterà con l'impastatrice, io per ora non ho questa fortuna, l'ho tutto con le mani che viene ottimo. Impastare. Se vedete, perché a volte magari necessita di un po' più d'acqua, aggiungete un po' più d'acqua, ma in teoria questa dovrebbe essere la dose ideale, perché deve venire un impasto né troppo duro né troppo molle, perché se viene troppo molle il pane poi viene troppo mollicoso, troppo morbido, ovviamente neanche troppo duro. Per esempio in questo caso a me mi pare un po' asciuttino, asciutto. Se vi pare troppo asciutto, aggiungete un po' d'acqua, cosa che mi sa che farò. Prendo l'acqua e arrivo. Io ne riscaldo sempre un po' in più, in questo caso è utile, proprio un goccio.
E dipende anche dal tipo di farina. Impastare benissimo in modo che si sciolga completamente il lievito, il sale, i semi si amalgamino bene al tutto. Ecco, questa è la consistenza perfetta, si deve staccare dalle pareti della ciotola e non deve essere né molle né troppo duro, morbido. Continuare a impastare. Ok, quando è completamente staccato dalla ciotola e non rimane più appiccicoso sulle mani, allora con questo composto si possono fare sia dei bocconcini sempre freschi, il pane quello a pezzi diciamo, oppure come faccio io molte volte, ma mi è capitato di fare anche i bocconcini, se avete, questo è uno stampo da plum cake. Carta da forno, questa carta che ho comprato io alla Lidl che è ottima perché si può rilavare, ma bene, va bene anche la carta da forno, non dimenticate la carta forno perché altrimenti appiccica e non lo potete uscire più da fuori dallo stampo. Allora, prendere tutto il composto, questa qua che diciamo è la più grande è buona per mezzo chilo di composto, se ne fate di meno lo mettete negli stampi più piccoli e così via, questo ci va perfetto. Prendere tutto lo stampo e schiacciarlo. Sembrerà basso inizialmente, però vi posso assicurare che con la lievitazione raddoppierà quasi il suo volume. Allora, i tempi di lievitazione sono inverno anche un'ora e mezza e dentro il forno con la luce accesa. Dentro il forno a luce accesa, un'ora e mezza, ed estate anche mezz'ora, tre quarti d'ora, comunque basta controllarlo. Allora, appena è così liscio, inumidirsi le mani. E bagnare la superficie. Allora, dopo aver inumidito tutta la superficie per bene con l'acqua, anche questo passaggio è facoltativo, ma ve lo consiglio perché il pane col cimino a chi è che non piace, tra l'altro il cimino fa benissimo, è uno degli alimenti più ricchi di calcio. Aggiungere il cimino, semi di sesamo, abbondanti. Cimino abbondante. Il fatto di inumidire la pasta serve appunto per aderire meglio al cimino. Ok, l'impasto è pronto. In estate non necessita con questo caldo di essere messo dentro il forno, quindi basta lasciarlo su una superficie coperta da uno strofinaccio e aspettare circa mezz'ora, tre quarti d'ora. E dopo di ciò infornarlo nel forno, dipende dal tipo di forno che avete, e infornarlo nel forno a 200 gradi, 200 gradi. Allora, rieccomi. Sono passati circa tre quarti d'ora e il pane ha lievitato. Ecco, questo è il risultato finale. Vedete che sta quasi uscendo dallo stampo. E arrivate a questo risultato, infornate a 220 gradi per circa mezz'ora, controllate sempre, appena vedete che i bordi sono bruciacchiati è ora di metterlo sopra e fare in 5 minuti di grill per farlo dorare sopra. Ci vediamo appena è cotto, vi faccio vedere il risultato finale. Ciao. Allora, questo è il risultato finale.
Come vedete non è troppo cotto, non è troppo crudo. Allora, appena è freddo, totalmente freddo, si può conservare in frigo per circa 10 giorni. Consiglio di conservarlo in un contenitore chiuso di plastica e di mettere alla base del contenitore due fogli di carta assorbente successivamente dopo il coperchio per evitare che l'umidità del frigorifero faccia bagnare il pane. Per mangiarlo è buono tagliarlo a fettine e piastrarlo su una piastra, una padella e fare dei toast. Come lo volete mangiare, lo mangiate. Vi assicuro che è buonissimo, sano, genuino, è molto meglio di quello comprato. Questo è tutto, spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia fatto piacere. Se lo fate, fatemi sapere nei commenti come vi è venuto, con qualche foto, come volete. Alla prossima, ciao, bacio.